occhi servono a guardare, e c'era, non mi ricordo chi l'ha detto, osservateli, vi racconteranno la loro storia. Ecco, è questo che mi serve anche nel mio lavoro, per osservare in maniera tale che gli altri e le anche le cose, anche il paesaggio, per quello che è, osservateli e vi racconteranno la loro storia. Romano Cagnoni, gli occhi del grande fotografo e il cuore di chi, attraverso il suo lavoro, indaga con amore su passioni, sentimenti, stati d'animo dell'umanità che lo circonda. Cagnoni ha passato una vita spostandosi da un teatro di guerra all'altro, tentando di decifrare, come dice Bruno Segre nell'introduzione ad un recente libro fotografico di Cagnoni, l'enigma dell'umana violenza. Ed in questo suo peregrinare da una tragedia all'altra, da un evento storico all'altro, Cagnoni mantiene inconfondibile lo stile di chi, attraverso la fotografia, cerca di raccontare l'uomo e di capire anche se stesso, specchiandosi quasi nelle immagini che produce. E dunque, nonostante l'alto valore giornalistico delle foto di Cagnoni, le sue immagini in qualche modo finiscono per travalicare il giornalismo stesso ed assumere la dimensione di vere e proprie opere d'arte. Cagnoni nasce a Pietrasanta, in provincia di Lucca, nel 1935. Alla fine degli anni 50, poco più che ventenne, inizia la sua attività di fotografo nella dolce Londra, piena di fermenti e di attività. Ben presto inizia a lavorare con le maggiori testate giornalistiche. Nel 63 collabora con Simon Gutman, uno dei pionieri del fotogiornalismo, lo stesso che avviò alla professione il grande Robert Capa. In seguito, l'attività di Cagnoni decolla. Nel 64 è il fotografo ufficiale del leader laburista Harold Wilson durante la campagna elettorale. Nel 65 è il primo fotografo indipendente non legato a partiti di sinistra che viene ammesso a fotografare Hanoi, la capitale del Vietnam del Nord in guerra. Dal 68 al 70 documenta la guerra del Biafra e riceve ampi riconoscimenti per il suo lavoro in Inghilterra e negli Stati Uniti. Ed ancora, Medio Oriente, Bangladesh, Cambogia, Afghanistan, Polonia. E poi campagne pubblicitarie condotte con il consueto stile per grandi aziende come l'Olivetti e la Fiat. Fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui Cagnoni rivolge il suo sguardo verso realtà più vicine e private, come il suo paese natale o le cave di marmo delle Apuane. Romano Cagnoni è oggi considerato uno dei primi 5 fotoreporter del mondo. Gli abbiamo chiesto quale sia la dote principale per raggiungere una tale posizione. Non saprei, ci vuole molta fatica, molta decisione, molta determinazione. Credo forse le basi di partenza della mia povertà, forse, non so, è un'idea, non so se poi è così, perché, però credo che ci vuole molta fatica, molta voglia anche di rischiare, nel senso non di rischiare perché, ma rischiare la propria serenità, rischiare la propria solitudine, in questo senso, no? Rischiare la propria famiglia, le proprie amicizie, in questo contesto il rischio, non il rischio di andare in guerra, beh, quello è un altro rischio, però far carriera in un ambito di una professionalità che è quella dove si mette in luce la propria persona, bisogna rinunciare a qualcos'altro, io credo, e credo che le mie rinunce in un verso abbiano fatto sì che magari sono riuscito in quest'altro, non lo so. Da almeno l'ultima guerra, devo dire, sembrava che fosse una guerra di robot, le persone non si vedevano mai, insomma, secondo me è male questo, è male, perché non si capisce che tipo di malattia umana è la guerra, forse la peggiore malattia che esiste dentro all'uomo, quello di arrivare alla guerra, no? Con tutte le buone volontà, i vari tentativi diplomatici che conosciamo benissimo, tutto sommato ci deve essere ancora uno spiraglio per evitare la guerra. Credo che la guerra si eviterà quando gli uomini saranno capaci a rinunciare, no? Gli uomini sono aggressivi, vogliono le cose,
ma nemmeno per un discorso cinico, proprio per un fattore del loro limite di essere uomini, come il mio limite di essere, il limite di ogni individuo esistente. È normale, siamo limitati e abbiamo anche delle possibilità di fare le cose. Fin tanto che ci saranno gli uomini che non sono capaci a rinunciare con tutta l'umiltà necessaria, ci saranno le guerre. E purtroppo quest'ultima guerra non dava la sensazione di quanto è spirituale l'approccio alla guerra, voglio dire, da quanto è spirituale la comprensione per evitare la guerra. A me, devo dire, mi è piaciuta pochissimo questa ultima guerra, perché non è più la guerra, è qualcosa di fuori dagli uomini, fuori dalla natura degli uomini. Se sta andando così avanti in questa maniera, ci saranno ancora più guerre, credo. In guerra si va così, si va a combattere con le cineprese, esattamente assieme ai soldati di prima linea. È così che si può fare la documentazione della guerra, se no tutto il resto si presta a manipolazioni, si deve parlare con i soldati in prima linea. È loro che ti dicono cos'è la guerra, perché la guerra non è un processo intellettuale, non è un processo, non è nemmeno di potere al limite, è proprio un processo di carattere quasi spirituale. Forse è difficile spiegare questo concetto, no? Spirituale, perché si può evitare la guerra solamente facendo una rinuncia di altissima umiltà, no? Vediamo il caso adesso di Israele, certo, possiamo addentrarci in argomenti molto controversi, no? Ma se non si dà, non si riceve. Se si vuole la pace bisogna dare molto, no? Bisogna dare molto. E chi è disposto a dare? È disposto a dare chi ha una ricchezza spirituale dentro la comunità, eventualmente, ma non so se arriveremo mai un giorno ad avere una civiltà talmente grande, no? Io credo che i giornalisti sanno benissimo quando il loro lavoro è limitato, però molto spesso anche loro, essendo degli esseri umani come gli altri, non possono andare più in là e fare delle cose più incisive, più entrare dentro, aggredire il potere, vedere di poter, è quasi impossibile. Io posso essere orgoglioso di una o due cosucce che ho fatto, lo dico con tutta l'apertura mentale, credo, di orgoglioso di poter dire che io sono riuscito a fotografare il potere in Afghanistan, ovvero i russi. Tutti gli altri giornalisti che vediamo molto spesso alla televisione, dall'America alla Finlandia, sono andati in Afghanistan a fotografare i guerriglieri con dei fucili che puntavano per aria, però fotografare i russi in Afghanistan come ho fatto io sono andato a fotografare il potere contro la loro volontà e ci sono riuscito, hanno pubblicato le mie fotografie in tutto il mondo, e però se mi scoprivano finivano i guai, mi mettevano dentro, come è successo ad altri che hanno tentato di farlo, ma non ci sono riusciti, li hanno arrestati e sono stati a lungo in galera. E stare in una galera in Afghanistan a lungo non credo che sia. Ma io non saprei che cos'è la realtà, perché esiste, c'era uno scrittore che io amavo molto, che adesso purtroppo è scomparso, che si chiama Arthur Kessler, e lui ha detto spesso: ma che cos'è la realtà? Perché poi i sentimenti sono la realtà. Voglio dire, capisco che quando ci si riferisce alla realtà sono quelle cose che sono tangibili, però un'espressione è tangibile solamente se si può riconoscere, ritrovare. Un'espressione che ti parla di vita, di morte, che ti parla che ti racconta uno stato d'animo. Il cinema queste espressioni le ricostruisce. Io invece le vado a cercare nel vero. E la realtà quindi è anche l'espressione del sentimento che esprime quel sentimento di quella persona in quelle particolari quindi circostanze. Quindi cerchi di fotografare i sentimenti più che... Ah beh sì, sì. Io ho varie fotografie in cui si capiscono i sentimenti, si leggono. C'è un critico inglese che scrive di fotografia, il quale decisamente sosteneva che le mie fotografie, solo attraverso lo sguardo dentro a un volto, ovvero vedendo solamente un volto, un volto, attraverso lo sguardo degli occhi si poteva
captare, capire anche, no? Capire direttamente lo stato d'animo di quella persona. Il cormorano, durante le trasmissioni nella guerra dell'Iraq, è stata l'immagine alla televisione che ha colpito di più gli spettatori, più di quando le bombe hanno colpito rifugio a Baghdad e si vedevano delle persone per terra morte, insomma si vedeva tante vittime dei bombardamenti americani. Credo che tutto sommato è vero quello che dici tu, le persone oramai sono... Però è questo qua il discorso che si deve fare. Se si riesce a fare una documentazione più personale, più dentro a quello che chi subisce la guerra, più dentro allo sfortunato che subisce la guerra, facendo vedere gli stati d'animo, quello che lui sente, e non... solamente la superficie che si infrange, no? Quello che vediamo nelle documentazioni di guerra sono continuamente dei morti, o degli aerei che buttano giù delle bombe, ma non si vede lo stato d'animo di quello. La morte da sola è noiosa, la morte vicino alla vita è importante. Quindi trovare questo tipo di contraddizioni e metterle vicino mi sembra che diano un certo spessore di quello che è la guerra e di quello che è la vita in fondo, con tutte le sue contraddizioni, no? No, non so, stavo con Al-Fatah, il gruppo dei guerriglieri dei palestinesi, agli inizi della guerra del Libano, e mi sono trovato in mezzo a un territorio che era tutto minato. Finalmente però è arrivato quello che l'aveva minato, mi ha detto: guarda, si esce di qua, di là. Dico: non lo so, mi viene ancora la... O altre volte posso raccontarti delle storie che mi... Quando io tornavo da questi viaggi, mi ricordo a Londra, sentivo per esempio uno scoppio di un'automobile, mi metteva in agitazione, perché quando i MiG venivano e bombardavano, insomma gli aerei che ti bombardano, è tremendo, è brutto, no? Perché sei proprio sull'obiettivo, non... Ma il fotografo è il più disgraziato di tutti, nel senso che non ha la facilitazione del sonoro. Se c'è una guerra, anche se le immagini non sono drammatiche, con un po' di sonoro la televisione uno si salva, no? Poi non può fare dei movimenti tali che può permettergli di raccontare tutto, perché poi fa delle fotografie noiose che non saranno pubblicate. Quindi il fotografo deve sintetizzare dei momenti, e che siano quei momenti di guerra, drammatici, espressivi. Io credo che, ma c'è moltissimi fotografi che vanno anche per niente, tanti, io ne conosco tanti. Quindi i fotografi, per esempio in Vietnam c'erano i fotografi di guerra che li chiamavano i fotografi cowboys, erano dei soldati americani che invece di tornarsene a casa continuavano a fare fotografie per conto loro, sperando di vendere le fotografie ai vari giornali. Quindi fra i fotografi, fra i cineasti, non lo so, voglio dire, i cineasti sono quegli operatori o i giornalisti della televisione. Ci sono tante persone diverse che operano in una forma diversa, e c'è evidentemente un mercato che è quello del programma del giornale radio, del telegiornale La Sera, e dove queste persone devono produrre. Io sono un po'... poco significativo, perché sì, io sono stato con tante persone così molto spesso, siamo tanti colleghi in tutto il mondo che sono giornalisti della televisione, di quotidiani, di settimanali, però io spesso sono andato per conto mio, proprio da solo, no? Quando ci sono tanti fotografi o tanti giornalisti, come è stato il caso ultimamente, l'unico che ha avuto veramente una bella storia è stato Pete Arnett. Quando era a Baghdad, Pete Arnett, che conosco discretamente, è una persona molto... bravissimo anche uomo. Lui è stato un testimone di molti eventi. Beh, lui ha avuto fortuna, perché Saddam Hussein guardava la CNN, e allora gli serviva Saddam Hussein. Io sono stato il primo fotografo ad essere in Vietnam del Nord, ad essere ammesso in Vietnam del Nord, perché io credo che fondamentalmente i vietnamiti quegli anni, i vietnamiti del nord, i comunisti di quei giorni,
volevano una testimonianza indipendente sull'Occidente, perché volevano prima di tutto fare un esperimento, come io sono stato usato, io lo so perfettamente, e tanti giornalisti lo sanno che sono usati, ma quanti ce n'è di giornalisti che vanno a indagare quella che secondo loro è la verità? No, ricevono le loro informazioni, le passano in redazione, la redazione sia Atlanta della CNN, New York o Roma, e poi così credo. Mentre invece Ho Chi Minh mi era molto simpatico, anche se ho scambiato poche parole con lui. Fra l'altro fu una grande sorpresa, perché lui fu invitato al palazzo presidenziale di Hanoi, dove c'era Van Van Dong, che era il primo ministro, e mi ha ricevuto, ci siamo messi a parlare, io tanto guardavo dove potevo eventualmente fotografarlo. E quando ho chiesto di Ho Chi Minh, che era un po' insomma il personaggio di tutti gli studenti, tutti, non solo gli studenti in Europa, c'era molta simpatia per il Vietnam del Nord in Europa in quegli anni, anche in America come sappiamo. Per di più era una simpatia anche a parte, al di là del fattore politico, era una guerra di liberazione per il proprio paese, poi sono stati costretti ad essere abbracciati dai comunisti perché solo loro li aiutavano, i vietnamiti del nord. In ogni caso, mi piacque molto quest'uomo, perché con tutti i problemi che lui aveva in quei momenti, si mise a scherzare, era molto ironico, era cordiale, aveva un senso molto grande della vita, capiva che in fondo, con tutto il dispiacere che io potevo avere, io questo lo capivo, per questa grande tragedia che era la guerra del Vietnam, però capiva anche che io venivo dall'Occidente, che avevo i miei problemi personali, cioè, bisogna capire i problemi degli altri, capire anche che gli altri magari hanno meno, tutti ce li abbiamo i nostri problemi. Infatti, perché lui non voleva essere fotografato, diceva che ma no, ma guarda, perché non fotografi il primo ministro, no? Van Van Dong? Scherzava, diceva, lui è più elegante di me, non saprei, no? E io gli dissi, ma è bellissimo così, io dico, è meraviglioso vederlo, è così fragile, così forte, gli dissi, no? Basta guardarlo, no? E poi dico, a parte quello che penso io che non conta niente, dico, tutti in Occidente vogliono vedere la sua fotografia, presidente. No? Però tu sei ottimista, mi dice Ho Chi Minh, no? Tu sei ottimista. Dico, cos'altro, sono venuto fin qua, almeno spero che... E poi mi dice, sai che gli ottimisti fanno dei buoni rivoluzionari. se è così, dico. E allora poi si è lasciato fotografare vicino appunto a Van Van Dong, poi ci sono i fiori in primo piano, che fa parte di una tradizione molto sentita in Vietnam, quella di avere fiori come decorazione. E mi ricordo nella guerra del Biafra, potrei dire che avevo legato molto, perché poi conoscevo bene il presidente del Biafra, si giocava a carte assieme all'inizio della guerra, poi dopo è diventata un po' più complicata la situazione. E da allora, in quel momento, chissà perché, se io avevo letto vari giornali, dei libri, e ritenevo che la loro causa era giusta, oppure se è stato perché, conoscendo personalmente il presidente, avendo degli amici poi dentro al governo provvisorio, per quello che era, mi è nata questa simpatia verso la loro causa. L'Afghanistan fu una grande avventura, perché tutti i giornalisti, i fotografi, tutti quanti andavano a fotografare i guerriglieri. Ci fu l'invasione nel dicembre del 79, l'invasione dell'Unione Sovietica. Allora poi trovai un sistema per entrare in Afghanistan, però andai a fotografare i russi. E fotografare i russi era praticamente impossibile, se non che io avevo delle piccole macchine fotografiche nascoste e li vedevo i russi, li incontravo, però io avevo un visto turistico, l'ultimo visto turistico che si poteva avere, poi non davano più nemmeno quello. Dopo qualche tempo che stavo a Kabul, ho pensato che sarebbe stato interessante vedere la strada da cui provenivano i rifornimenti per l'esercito dell'Armata Rossa
e volevo recarmi verso il confine dell'Unione Sovietica, dove c'è una strada di 400 chilometri, mi pare, che attraversa le montagne dell'Indo-Kush. E allora ho pensato come fare questa cosa, volevo prendere un'auto a noleggio e poi mi sono deciso che non era consigliabile, se ne avrei dato nell'occhio, mi sono messo un po' a fare il turista cretino, no? La gente non ha paura dei turisti scemi, no? E così ho recitato un po' la parte del turista scemo, sono andato negli autobus dove c'era pieno di afghanistani. E un autobus, un viaggio che durava 2 giorni sulle montagne dell'Indo Kush, e sono stato fermato tantissime volte. E poi ho dormito in un albergo in una cittadina che era di confine, che si chiama Mazar Sharif. Al ritorno, mi ricordo, sono stato, ovviamente c'era sempre continuamente posti di blocco, mi chiedevano i documenti, ma io ero in regola. Mi chiedevano perché ero lì, se ero giornalista. Dico no, io sono un pittore. Gli avevo raccontato che era un pittore. E poi dopo, al ritorno, proprio davanti al tunnel di Salang, che era un tunnel molto controllato dall'Armata Rossa, in quanto pare che a volte i guerriglieri avevano tentato di farlo saltare, e lì venivano tutti i rifornimenti appunto dall'Unione Sovietica, loro non potevano ovviamente correre dei rischi. E allora proprio davanti a questo tunnel io stavo, mi mettevo sempre seduto vicino ai vecchi musulmani, perché i giovani vestiti all'europea potevano essere comunisti, non mi fidavo molto, mentre i vecchi non vogliono mai problemi, i vecchi contadini sono saggi. E durante il tragitto avevo fatto anche delle fotografie, e il vecchio se n'era accorto e mi aveva detto ruschi, e mi aveva fatto il cenno così che i ruschi ti tagliano la testa, no? Avevo voluto insegnargli. E però io gli ho stretto un braccio e gli ho detto Allah Akbar, che era il grido di liberazione dei musulmani in quei giorni. E lui mi ha stretto una mano senza parlare, perché lui non è che parlava inglese. E poi a un certo momento, davanti, come dicevo prima, al tunnel di Salang, c'era lì un campo militare russo sulla destra, dei miliziani russi e afghani sulla strada, che continuamente perquisivano gli autobus. Nel mio caso io stavo sempre in fondo, facevo finta di leggere delle riviste di turismo, no? Ma questa volta ho sentito una mano che bussava al vetro dell'autobus e mi ha chiesto di scendere. E io avevo delle macchine fotografiche piccolissime che lasciavo dentro una borsetta tutta a fiorellini, perché faceva parte della mia sceneggiatura. E ho lasciato le macchine fotografiche dentro la borsetta sotto a delle arance, delle noccioline, e sono sceso col mio passaporto dove c'era il visto turistico. Ero forse l'unico turista in tutto l'Afghanistan. Mi sono anche lì preso un visto turistico, ecco perché i migliori giornalisti sono quelli che vanno come turista. Particolarmente quando le autorità non ti lasciano fotografare. E dopo varie esperienze a Varsavia, dopo aver parlato con praticamente tutti i corrispondenti che stavano lì per capire cosa capitava a Varsavia, come ci si poteva muovere, ho preso una macchina a noleggio e sono andato in giro nel territorio sul confine con la Germania Est, da Stettino, da quelle parti, Legnica o Legnica si dice, non mi ricordo, non so, forse in italiano si dice lei, che sapevo che c'erano i russi dentro la foresta, no? Oppure poi ho scoperto che stavano in un paesetto e sono riuscito a fotografarne un po'. Fra l'altro c'era un bruttissimo colonnello, brutto, proprio con un'espressione sgradevole, no? Lo seguivo a 2 metri con la mia macchinetta così. Chissà cosa pensava quello lì, però dopo non si accorgeva che stava, e poi stavo fotografando mentre lo seguivo, no? Lui non se n'è accorto. Infatti questa è una fotografia che è un po' storta, però ma è bellissima, perché c'è tutto questo, perché poi era brutto, non perché la cosa è bello, brutto è brutto perché aveva delle brutte espressioni di acidità, di crudeltà, di cattiveria. Per me questo è il brutto, no? Non perché uno c'ha il naso piccolo, oppure piccolo, grande, o è alto, o è piccolo di statura, no, brutto perché era brutto, di natura brutta, no?
La Cambogia era molto strana, mi ha dato molto la sensazione di quella che è l'assurdità della guerra, nel senso, perché poi tanti mi chiedono, ma tu parti da una casa civile qui a Londra dove sei o come tanti altri, poi tac, ti trovi di schianto in una sezione di dramma, di dolore, di crudeltà, no? E dico, ma guarda, io rispondo sempre che non è necessario partire da Londra o da Milano per trovarsi dalla pace alla guerra, basta partire dalla città stessa dove c'è la guerra e andare verso il fronte di battaglia. E il caso della Cambogia evoca molto, molto questa metamorfosi quasi, no? Insomma, la situazione lì a Phnom Penh era... Cambogia, capitale. Non Cambogia, come si dice in inglese, Cambogia, esatto. Dunque, era questo albergo abbastanza lussuoso, no? Anche comodo assai. C'erano delle inconvenienze, perché non so, magari qualche vetro rotto di qualche rara cannonata che arrivava dai camerino, era rarissimo, di solito si stava benissimo lì. Poi al mattino, alle 8, così 8 e mezzo, si scendeva in basso in un giardino pieno di fiori, con la piscina, i camerieri tutti vestiti in giacca bianca, ti servivano la colazione. E verso le 9 uno dice, adesso potremmo andare al fronte, ecco. Era proprio così, era. Perché a volte la guerra è assurda, uno si trova si sente sparare addosso, non sa da dove viene. E c'è questo senso dell'irreale, anche se è così reale, dove c'è la gente che muore. No? E allora, insomma, quando cominciamo ad essere le 8:30, andiamo a vedere il fronte nord, perché c'era il fronte nord, la città era un po' circondata, il fronte sud, e si prendeva una macchina a noleggio con l'autista che conosceva la strada, e magari eravamo uno, due o tre così giornalisti che si stava assieme, e poi lì c'era la battaglia, e lì poi dipendeva da chi voleva rischiare di più quanto avvicinarsi ai combattimenti, nel senso che quando cominciano a fischiare le pallottole è molto pericoloso, si sentono le esplosioni, pericoli ci sono, però quando si sente il fruscio più che il fischio della pallottola è molto grave. E allora così uno, dopo la guerra è tale che uno si butta per terra, stacca i soldati, sta nelle trincee, chiede se c'è o se ci sarà un attacco, e così via. E poi riesce a... Però era una guerra dove si stava vicino a chi moriva. Beh, gli israeliani sono... La maggior parte di loro sono degli europei che hanno parenti, fratelli in Europa, sono degli ebrei che hanno preferito seguire la religione ebraica e andare a vivere in Israele. La maggior parte di loro, fra l'altro dico anche, fra loro ci sono gli ebrei americani, non stanno assieme agli ebrei italiani, no? Stanno assieme agli ebrei americani, molto spesso si ha questa sensazione. Gli ebrei poi hanno questo spirito di internazionalità, si ha molta l'impressione di avere a che fare con delle persone che insomma conoscono bene le lingue, conoscono bene il tuo paese da cui uno proviene, conoscono bene il mondo in senso lato, molti di loro stanno un po' a New York, un po' in Israele, sono questo tipo di gente. Ci sono naturalmente i sefarditi, questi sono gli ebrei che sono venuti dall'Africa, dall'Africa del Nord, come se, poi dico, non sono... Mentre invece i palestinesi ha a che fare con una comunità di contadini, di gente semplice, anche quelli che sono in città in fondo hanno tutti i difetti dell'educazione contadina, ovvero l'appuntamento non è sacro, non importa, può arrivare in ritardo, la promessa della telefonata, la promessa non è così. Quelle caratteristiche che si ha quando una società è ancora un po' contadina, no? Quindi fanno molto tenerezza i palestinesi, sono un popolo veramente... si sentono traditi da tutti, ma questo già prima di adesso, è da molto tempo che io seguo
la situazione in Medio Oriente. In questo momento credo che è il momento più terribile della storia di Israele verso palestinesi. È un momento di così tanto odio, proprio non è raro vedere un paese dove c'è tanto odio dentro quanto il caso di Palestina-Israele. Era da sempre che volevo essere più vicino a questo mio paese natale, no? Mi sono divertito perché ho scoperto delle vicende personali fra le persone, le ho raccontate fotograficamente, ci sono delle famiglie, padre e figlio, che tutti sanno che il figlio così magari non è tanto in sintonia con il genitore. Io credo di aver preso magari delle discussioni che nascevano, mi sono molto molto divertito. Anche, ci sono anche delle critiche, fra l'altro, Pietro Santa, c'è un capitolo nel quale io critico molto l'aspetto nuovo, industriale. Gli ultimi anni è stato distrutto molto, no? Con tanta indifferenza. Caro Margo nasce da una ventina d'anni di ricerche, perché io avevo già fatto un lavoro, perché tutte le estate, per me la vacanza era venire qua all'estate, anche quando stavo a Londra 20 anni fa, dico. Era venire qua perché ritrovare un po' dove sono nato, dove sono cresciuto, e poi ho avuto tanto affetto per i miei genitori, credo che si meritavano un figlio migliore di me, perché davvero non è che gli sono stato... Comunque, dico, ho avuto la fortuna di avere dei genitori molto, molto, molto belli, no? E allora venivo spesso qua e andavo in giro sui monti a vedere le cave. Ho fatto 15 anni fa, mi pare, un servizio di cui ho scritto anche il testo per l'Observer, sulle cave. Poi ho avuto continuamente questo interesse, fin tanto che sono trasferito a vivere di base almeno qui a Pietrasanta, e poi avendo il lavoro con l'Iveco per il calendario che ho fatto per loro, e poi ho approfondito sempre di più la conoscenza, sono stato più frequentemente sulle cave, finché ne è venuto fuori questo libro che ha avuto molto successo. In America mi hanno detto che è il più bel libro che è uscito dall'Italia, però a chi interessano le cave? Le cave di mamma sono semplicemente una scusa, no? Anche se sono ovviamente... Io quello che volevo fotografare, prima di tutto, come le persone, cosa sentono quando vedono le cave, no? E poi, principalmente, direi più di questo, il rapporto che c'è fra i cavatori e la cava, ovvero l'uomo è un processo arcaico, vecchio come più di Noè, l'uomo e la natura, no? Questo scontro, incontro che c'è fra l'uomo e la natura, che dal mio libro poi si vede, perché ci sono dei primi piani di un uomo che ha avuto anche, cioè un dito che ha perduto un dito, però ha un'espressione di felicità, no? Perché poi il lavoro è anche... E anche felicità, a volte, stare a risolvere le proprie ansie, no? Quindi ci sono gli uomini in pericolo che stanno lì sul filo d'ombra. Per me le mie ultime fotografie sono quelle che più mi interessano, perché così, per varie ragioni. Mentre le fotografie più che si è parlato di più delle mie fotografie possono essere quella lì del Biafra, delle teste, che è stata pubblicata, non so, sulla Art of Photography in America, poi da tantissimi anni, a parte le pubblicazioni sulle grandi riviste, su Life, eccetera, Stern, Sunday Times, tutti gli altri, però è stata pubblicata anche sulle riviste, insomma, così, sui libri di fotografie. Poi ce n'è un'altra che ha una storia curiosa, è quella in cui si vede una... è stata scattata in Guinea, però nella Guinea oceanica dalle parti dell'Australia, quella Guinea lì, adesso non mi viene il nome, e quella lì mostra una donna in stato interessante che cammina su delle assi in mezzo all'acqua
con un bambino in fondo nell'acqua. Quella lì è stata, per esempio, quella lì è stata pubblicata da un critico d'arte in Inghilterra che si chiama Vilensky, ed è di una casa editrice che è quella di Feba in Feba, che è la casa editrice anche di T.S. Eliot, insomma, di gente conosciuta e seria. E mi chiese appunto di pubblicare quella fotografia nella storia della pittura inglese. Sono presente che sono italiano. E diceva, c'è anche Michelangelo, vabbè, se è così, che strano titolo che avete, non posso fartelo vedere. Dice, però a me questa fotografia mi interessa perché faceva un discorso sul disegno. Bisogna continuare ad essere curiosi. Se si perde la curiosità, si perde tutto. E ci diventiamo uomini stanchi. E quando un uomo è stanco, non è nemmeno tanto utile a se stesso. Comunque io faccio fotografie, non faccio il filosofo. Credo che tenta molto far filosofia, far fotografia, perché sei sempre sempre sul chi va là a guardare. E poi non si guardano solamente le espressioni, non vorrei essere frainteso, si guardano le luci, le forme, che rapporto c'è fra quella luce, quell'espressione, quella forma. Il movimento di un braccio già è una cosa interessante. A volte mi trovo a fare, non so, 60-70 fotografie per fare un ritratto. Perché poi è una serie di sintesi continue, di scandagli, e alla fine c'è una forma che si verifica per quella più interessante. È come disegnare. Si fanno tanti schizzi e poi alla fine si sceglie un disegno. E così credo che sia quello di fare fotografie.